Buongiorno umidi, buongiorno a tutti gli umidi d'Italia. Come andiamo? Bene. Per chi non lo sapesse, vi chiamo umidi perché vabbè, si vede anche il cielo alle mie spalle. Comunque non smette mai di piovere, anche stanotte è andata avanti, vabbè, un sacco di quella pioggia. Abbiamo capito che ormai marzo sarà così, secondo me, ma ce la farà pagare quest'estate? Secondo me avremo un'estate di quelle torride, ma talmente torride che sarà torrida. Detto ciò, come sempre, ragazzoli belli, vi invito già di prima mattina a fare il vostro dovere. Sì, dovere da fratello rossonero, quindi iscrizione al canale. Come sempre, pollicione in su e tanti bei commenti. Buona giornata, buongiorno, avete bevuto il caffè? Sì, state già lavorando? Io direi di sì, quando mi muovo in macchina sto già lavorando. Bene, allora, stamattina parliamo di quello che è il discorso relativo a quest'estate. Al di là di come vada la situazione con gli arabi, mica arabi, Conte, mica Conte, ci sono delle occasioni di mercato importanti da cogliere al volo. E diverse di queste arrivano da una squadra che non sta navigando esattamente bene. Parliamo del Chelsea, del famoso magnate miliardario Bodley, non mi ricordo come si chiama, insomma, no? Che da quando è lì, un paio d'anni, pensate che ha investito 1.400 milioni sul mercato. Una cifra folle, cioè, se ci pensate, veramente folle. E come adesso si trova a 19 punti dal quarto posto in Premier League. 19 punti dal quarto posto vuol dire ti saluto Peppe, ti saluto Champions League anche per quest'anno. Quindi assolutamente mercato fallimentare, esperienza fallimentare. Questo a giustificare anche il fatto che spendere tanto normalmente non vuol dire spendere bene. Avere una cozzaglia di futuri o campioni o ottimi giocatori strapagati non vuol dire per nulla vincere qualcosa. È vero che il Chelsea, da quando c'è questo nuovo proprietario, non ha vinto assolutamente nulla. Il Milan, dal suo canto, invece, ha fatto un mercato estivo con la rivoluzionando 7 giocatori, ma tutto sommato nel campionato italiano chiaramente non paragoniamo le cose, ma portiamole su livelli comunque corretti, no? Il campionato italiano è una cosa, la Premier è un'altra. Nel campionato italiano il Milan comunque viaggia col secondo, vuoi per demeriti degli altri, vuoi per tutto quello che vuoi, però intanto il Milan comunque è secondo, con un allenatore secondo me comunque non adatto in panchina, con Paste Fasul. Il Milan ha speso 120 milioni forse sul mercato, con la rivoluzione della squadra estiva che ha fatto il Milan. Il Chelsea spende 1.400 milioni, 1.300 milioni in, mi pare, in 2 anni, qualcosa del genere, e a parte non vincere niente, non alzare nessun trofeo, è in una situazione di classifica terribile, pessima, cioè 19 punti alla quarta. Ma non è tanto questo il fulcro è il discorso relativo comunque alle cessioni che inevitabilmente il Chelsea deve fare per rientrare anche un po' sul conto economico, no? Perché ovviamente hanno speso tanto ma non hanno incassato una cippa, quindi non arrivano soldi, e ci sono delle occasioni importanti. Il Milan, che già da gennaio puntava tanto la difesa, ma che dovrà puntare ancora a giugno, perché sappiamo che i rossoneri sono la quarta o la quinta più perforata del campionato, in che la dice lunga vista la qualità del nostro campionato, e come giustamente vedevano loro bene, devono fare qualcosa in difesa a giugno, al netto che Gabbia sia rientrato e stia facendo bene, ma non è quello che serve per fare il salto, secondo me. Al netto che Malik Chow è rientrato e secondo me ha bisogno ancora un po' di maturare per arrivare a essere un futuro ottimo difensore, l'unica certezza in questo momento, diciamo, è Tomori. Anche se Tomori, comunque lo sapete benissimo, il Tomori dello scudetto subito dopo è sparito, cioè, nel senso, è un bravo difensore ma ha avuto diversi problemi, a parte fisici ma anche di lacune mentali, di si spegne
Tomori intanto si spegne e fa delle cappelle, però questo è. Però Tomori è l'unica certezza adesso che abbiamo dei difensori centrali. Non ho parlato di Kier, perché secondo me Kier è un giocatore, a parte essere nel Milan a fine carriera, perché non è detto che un giocatore alla sua età non possa ancora fare bene, e credo che andrà via a giugno perché non ha assolutamente rinnovato, non si parla di rinnovo in questo momento. Bene, il Milan deve cogliere l'occasione al volo, e le occasioni possono davvero arrivare dal Chelsea. A quanto si dice, una di queste occasioni è Berchiel, giocatore prelevato nel mercato invernale dell'anno scorso per 35-36 milioni di euro. Ripeto, io vado a memoria perché non ho il PC davanti al computerino, come hanno la fortuna di poter aver tanti, e che dovrebbe essere uno di quelli messi sul mercato, anche perché non ha convinto al Chelsea. È un giocatore assolutamente nelle dinamiche rossonere per quanto riguarda l'idea di avere un giocatore, perché è giovane, farà 23 anni fra qualche mese, ha un valore di cartellino relativamente basso, perché ovviamente il Chelsea lo, tra virgolette, svenderà una cifra inferiore, ed è molto giovane, quindi può essere assolutamente rivendibile, quindi per il discorso player trading va bene assolutamente. Berchiel è uno dei miei osservati speciali, poi è un colosso, 1,94 m, una bella prestanza fisica, giovane, imponente, ci sta tutto, e esperienza ovviamente già in Premier, e questo conta tanto. Ma ci sono anche, attenzione, Cucurella, che potrebbe essere uscita, vi fa ridere il nome, lo so, faceva ridere anche a me, poi però comunque è un buon giocatore che lavora più da esterno. E attenzione, c'è anche il tiagone nazionale, Thiago Silva, che dovrebbe lasciare anche lui il Chelsea. Ora, a Milanello è ancora tanto amato, tutto quello che volete, ma grazie Thiago, non lo so. Non lo so sinceramente quanto ne ha ancora, e l'età avanza per tutti purtroppo, però secondo me bisogna vivere comunque di oggettiva realtà del presente e non del passato, ormai il passato è passato. Chiaro che se venisse qui un annetto con la sua esperienza a uno stipendio irrisorio, va bene. Se venisse qui a chiedere per un anno ai suoi 37-38, quanti ne ha, non mi ricordo, a chiedere 4-5 milioni, no grazie Tiagone, magari viene a allenare i difensori, quello sì, per carità, così insegni qualche trucchetto di più di quello rispetto a quello che sanno, ma no, ma anche no. Una chioccia come lui sarebbe tanta roba, però bisogna anche guardare un pochino la logicità delle cose e vedere se è fattibile, altrimenti a me sinceramente Berchiel va più che bene, ve lo dico sinceramente. Chiaro che tutto questo discorso dipenderà anche da chi sarà allenatore, se ci sarà poi il famoso fondo arabo che tutti decantano, comunque ogni giorno esce ormai un video di diversi anche colleghi, affari, soci, tutto quello che volete. Qui invece non si sa niente, si sa solo, come parlavo anche con l'amico Mauro Vigna, che la data dovrebbe essere questo mese, a fine mese di marzo dovrebbe, prendete il condizionale, dovrebbe succedere qualcosa. Che poi succeda in sordina o succeda in maniera, diciamo, ufficiale, questo non lo so, però dovrebbe essere il mese di marzo. Ragazzuoli belli, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate un po', insomma, di questo discorso di riassettare la difesa, e se vi ingrippa il romanticismo Thiago Silva o vi rileste veramente altrove, soprattutto se l'idea Berchiel vi è congeniale. Io come solito vi auguro buon proseguimento di giornata, noi come sempre ovviamente ci sentiamo più tardi, sempre comunque Forza Milan, a dopo e adieu.